Ok, possiamo ricominciare questa sessione. Paolo è Senior Software Engineer in Red Hat, del team di messaging ed IoT. Il suo lavoro è focalizzato sull'integrazione tra progetti open source basati su svariati protocolli come AMQP ed MQTT ed altre infrastrutture basate ad esempio su Apache Kafka e Apache Spark, che nativamente non li supportano. Nell'ambito dell'IoT è partecipe alla definizione delle API del progetto Eclipse 1, considerata la futura infrastruttura di connessione IoT open source, ed è committer di Eclipse Power, progetto che include l'implementazione di svariati client MQTT in diversi linguaggi. In passato ha lavorato su sistemi embedded e alla loro connessione in cloud, al cloud e anche con strumenti di Microsoft. Veramente. Sono un po' atipico. Vabbè, no, ognuno ha i propri. Ognuno ha i propri problemi. Esatto. Sono dei peccatucci. Va bene. È speaker, writer e maintainer per numerosi progetti open source disponibili sul suo account personale GitHub. Paolo, mi lasci il microfono. Salve a tutti e innanzitutto grazie a Marco Analog per aver accettato questa mia proposta di parlare di un qualcosa che è lontano, tra virgolette, da Linux. Io sono senior software engineer in Red Hat. Spesso quando si pensa a Red Hat si pensa alla distribuzione Linux di Red Hat. Red Hat non è solo questo, è anche tanti altri strumenti open source, nel mio caso per il messaging e per l'Internet of Things. Nel corso di questa, diciamo, sessione cercherò di darvi un overview di quelli che sono i principali protocolli in questo nuovo mondo che è l'Internet of Things, giusto un'introduzione su quella che è la differenza tra l'avere protocolli proprietari, un po' come il software chiuso, ed avere protocolli open, quindi avere il software aperto. Quindi diciamo che un concetto di open diverso dal software che si rivolge più che altro a protocolli di comunicazione per l'integrazione tra sistemi. Farò una carrellata di quelle che sono le principali differenze tra i quattro principali protocolli di cui oggi si sente parlare, che riguardano appunto l'IoT sotto diversi aspetti. Diciamo subito che l'IoT e soprattutto integrazione. Se in linea generale noi pensiamo all'integrazione di grossi sistemi, quando sistemi del cloud devono parlare tra di loro, appartengono ad aziende diverse, a infrastrutture diverse, si parla di integrazione. Con l'arrivo dell'IoT si parla di integrazione in maniera differente, cioè l'integrazione di dispositivi fisici che sono sul campo, che vivono nel mondo, che rilevano come la realtà intorno si evolve o meno, quindi parlo per esempio di sensori, che interagiscono con il mondo, quindi sono capaci di cambiare quella realtà, quindi parlo di attuatori, pilotati fondamentalmente da altri sistemi che sono nel cloud, eventualmente anche nella rete locale. Si parla oltre che di IoT anche di fog computing, quando nell'ambito di una rete di dispositivi interconnessi localmente ho un primo passaggio verso un gateway, vediamo un po' come il router che abbiamo a casa che gestisce la DSL, lì dove ho bisogno di tempi di risposta quasi in real time sulla rete locale, e diciamo eventualmente gestire situazioni in cui manca la connettività al cloud verso il quale eventuali dati devono essere trasferiti. Quindi c'è questo primo step in moltissimi casi di dispositivi in una rete locale passanti per un gateway che poi permettono di raggiungere il cloud. Ora, fare integrazione con un protocollo proprietario risulta essere abbastanza complicato, perché qui vediamo quelle che sono le varie difficoltà che possiamo incontrare. Chi ha sviluppato il software ha tutto per sé, non sappiamo assolutamente nulla, sappiamo quali sono le piattaforme per le quali quel software è stato praticamente sviluppato, non dobbiamo adattarci. Se abbiamo una piattaforma diversa, magari quel produttore ha deciso di non rilasciare la libreria per l'integrazione su Linux, sappiamo che dobbiamo passare a Windows magari, oppure viceversa. Quindi ci sono tutti questi problemi di difficoltà dell'integrazione quando abbiamo un protocollo che è chiuso, perché se vogliamo comunicare con il sistema, che esso sia un sistema nel cloud secondo quel protocollo che non conosciamo, dobbiamo metterci nelle mani del produttore. Che cosa cambia nel momento in cui passiamo da un protocollo che non è più chiuso ma è un protocollo aperto? Un protocollo nel quale sono liberamente disponibili le specifiche. Quindi nel momento in cui non c'è l'implementazione per il linguaggio di riferimento che più ci piace, un client esiste in Python ma non esiste in Java, possiamo tranquillamente leggere quelle che sono le varie specifiche di questo protocollo che è a disposizione e lo reimplementiamo in Java.
Oppure nel momento in cui il protocollo è open, molte persone decidono, molte aziende decidono anche di rilasciare quel client per integrazione in maniera open, quindi passiamo dal protocollo open al software open, e a quel punto ho a disposizione il software con già scritto con il linguaggio che diciamo a me più piace, ma poi posso anche modificarlo, che magari posso migliorarlo, trovo dei bug e quindi riesco anche a dare una mano a colui che ha già sviluppato quello particolare software per integrazione. Quindi ecco perché non solo software open, ma anche i protocolli open, tra poco ce n'è uno sicuramente che tutti conoscono, che danno una mano nell'ambito dell'IoT. Ora, parlando però di IoT, c'è un piccolo problema. A me piace parlare di Babele, perché i linguaggi di cui si sente parlare nell'ambito dell'IoT sono numerosi, questi sono, diciamo, quelli più famosi, tra cui l'HTTP, che tutti conosciamo, ed è fondamentalmente quello a cui quasi tutti approcciano in primis, proprio perché è ben noto, si sa come funziona, viene usato nel web e così via. È un protocollo open, è un protocollo standard, così come tutti quelli che vedete qui, quindi basta andare su internet e cercare quella che è la specifica e poter tranquillamente vedere come funziona questo protocollo. Se voglio implementare il mio client in grado di parlare uno di questi protocolli, cosa devo fare nel mio software, quali sono i messaggi che devo scambiare, come sono costruiti questi messaggi, che forma hanno, quali sono i pattern di comunicazione magari tra il client e il server secondo ogni specifico protocollo. Ovviamente non possiamo confrontarli tutti, ma ne ho scelti quattro che sono quelli più famosi tra gli altri. Come già dicevo, sono tutti standard, sono tutti open, disponibili, possiamo scaricare da internet l'RFC per ciascuno di questi protocolli, e quelli che vedremo sono appunto l'HTTP, il protocollo QoAP, MQTT e la MQP. Ora cercherò di fare una carrellata su diversi aspetti. Per ciascun aspetto vedremo in che cosa differiscono i protocolli, quali sono le caratteristiche dell'uno e degli altri, quali sono i vantaggi dell'uno o anche svantaggi rispetto agli altri. Per esempio, per quanto riguarda l'architettura, il modo con cui i sistemi comunicano usando questi protocolli, partendo dall'HTTP e dal QoAP, si basano su un'architettura fondamentalmente client-server. Sappiamo benissimo come funziona l'HTTP, un protocollo al quale il nostro client fa una richiesta verso un web server, se parliamo dell'HTTP applicato praticamente al web, dal quale riceve una risposta, quindi le risorse che costituiscono la pagina che poi viene renderizzata praticamente dal browser. L'HTTP è tipicamente un protocollo sincrono, quindi faccio una richiesta ed aspetto, mi blocco nell'attesa che arrivi quella risposta dal web server. QoAP ed è l'HTTP anche un protocollo basato sulla codification, quindi è un protocollo puramente testuale, sicuramente leggibile dall'uomo, quindi quando facciamo del debug, del trace sul protocollo HTTP abbiamo il vantaggio di riuscire a leggere, se non stiamo trasferendo ovviamente contenuto binario, di riuscire a leggere se non altro quelli che sono gli header HTTP ed eventualmente anche il contenuto che viaggia all'interno di una richiesta e di una risposta HTTP. Questo talvolta non va tanto bene, vedremo alla fine perché tante volte può capitare che io ho un dispositivo che deve usare una connessione GPRS per trasferire magari un byte con valore di temperatura, ci gira tutto attorno un'enorme quantità di dati relativi al protocollo che c'è attorno. Questo vale ovviamente per tutti i vari protocolli che hanno ovviamente un certo peso per trasferire le informazioni, perché devono dare delle caratteristiche in più a chi usa quel protocollo, può valere un po' di più per l'HTTP, essendo proprio un protocollo ASCII, quindi puramente testuale. Quindi facendo il semplice esempio, se io ho una richiesta di ottenere un dato la faccio con una GET che occupa 3 byte, magari basterebbe un solo byte per dire che voglio fare una GET. Questo è ciò che fa per esempio la versione, un protocollo che in un certo senso è simile all'HTTP, che è il QoAP, che è binario. Quindi è un protocollo in cui gli header sono codificati in maniera specifica e sono binari. Il protocollo ovviamente può trasferire di per sé nel body sia testo che contenuto binario, però è un protocollo più orientato appunto al fatto di essere binario e non ASCII come l'HTTP. Ma rimane sempre secondo un'architettura client-server, dove la differenza sostanziale è che in un sensore, in una rete di sensori, se c'è un protocollo QoAP che fa funzionare questa rete, sul sensore c'è il server, quindi c'è qualcuno che deve chiedere la lettura per poi restituirla, e non viceversa, non è il sensore che dà di per sé il dato.
però è asincrono, quindi chi chiede il dato può chiederglielo, magari il dispositivo ha bisogno di fare delle elaborazioni prima di restituirlo, ma chi ha fatto la richiesta non è bloccato nell'attesa della risposta. Il successivo protocollo, l'MQTT, invece è un protocollo broker-centrico. C'è un server, che è denominato broker, ci sono i client divisi tra diciamo publisher e subscriber, in pratica segue un pattern che non è quello di richiesta risposta, ma è appunto di publish-subscribe. Quindi io che sono un oggetto mi sottoscrivo a un topic, vedremo dopo che cos'è un topic, nel momento in cui c'è un publisher che pubblica un'informazione su quel topic, viene pubblicata sul broker e il broker ha il compito di distribuire il messaggio a tutti coloro che sono sottoscritti a quel topic sono interessati a sapere quali sono i messaggi trasmessi da altri su quei determinati topic. Quindi attraverso il broker i sottoscrittori si sottoscrivono ai topic che sono di interesse, per esempio qualcuno dovrebbe sapere qual è la temperatura in una certa stanza in un certo edificio ad un certo piano, il topic avrà una sua gerarchia, come vedremo c'è qualcuno che pubblica i dati e solo i sottoscrittori li ricevono. Non esiste un concetto per esempio di flow control, quindi è semplice diciamo innescare una situazione per cui io ho numerosissimi publisher che inondano il broker di messaggi. Il protocollo MQTT lo stanno aggiungendo nella nuova versione, la versione 5, attualmente siamo alla 3.1.1, hanno deciso di fare un salto per questioni di codifica nei pacchetti del protocollo, e lì, cioè, ora diciamo attualmente non c'è un controllo di flusso, quindi il broker non può dire a un certo punto alla publisher fermati perché non riesco più a gestire i pacchetti che stanno arrivando, non li riesco a smistare nel giusto tempo. Nella versione 5, come dicevo, del protocollo MQTT stanno aggiungendo praticamente questa nuova specifica del controllo di flusso. Un altro dei protocolli che oggi si sente meno adottare nell'IoT, ma che è uno di quelli che ha più caratteristiche rispetto agli altri, è la MQP, è nato da JP Morgan per le transazioni bancarie, quindi per delle operazioni finanziarie, quindi è diciamo affidabile sotto questo punto di vista. È un protocollo in un certo senso peer-to-peer, non dice nulla su come deve essere strutturata la rete, se c'è un server nel mezzo e così via, quindi io posso tranquillamente avere due entità che comunicano e che scambiano delle informazioni tra di loro in modalità peer-to-peer. Diciamo che nella maggior parte dei casi, quindi si parla generalmente per esempio di container e di nodi, nella maggior parte dei casi il container è o un broker, quindi entriamo nell'architettura diciamo simile all'MQTT, oppure è un client, quindi vediamolo come il publisher o il subscriber che c'è nell'MQTT. I nodi all'interno dei container o sono semplicemente degli endpoint, quindi se ho una vera connessione peer-to-peer tra due client AMQP, io sto chiedendo un'informazione all'altro su un endpoint, su un indirizzo che mi viene esposto dall'altro, oppure passo per il broker e in quel caso si sente parlare di code, di topics e di subscription. Per capirci, una coda bene o male è un costrutto per il quale io invio un messaggio, dall'altra parte c'è qualcuno che prende il messaggio dalla coda, ho il vantaggio di essere completamente asincrono ed ho un disaccoppiamento temporale, non è necessario che dall'altra parte quella colui che deve leggere il messaggio sia attivo nello stesso istante in cui io sto trasferendo il messaggio. Così come io posso essere molto veloce nel trasferire, ma dall'altra parte posso avere qualcuno che è lento nel leggere. Quindi c'è la coda che nel mezzo mi fa da buffer per acquisire praticamente i messaggi. La coda viene usata in una modalità di comunicazione point to point, quindi da un publisher a un subscriber, oppure per scalabilità io posso avere dall'altra parte più ricevitori, ma tutti che leggono dalla stessa coda, a quel punto che cosa accade? Accade che ognuno di loro riceverà uno dei messaggi. Quindi sto scalando il mio sistema in modo che anziché avere un unico ricevente che deve leggere tutti i messaggi della coda, ne ho di più, ma ciascuno acquisisce uno di quei messaggi. E li eseguono ovviamente poi in parallelo. Nel caso dei topic e delle subscription, lì è un particolare concetto di coda dove il messaggio entra da una parte, ma ne viene fatto il forward verso più sottoscrittori, cosa che accade praticamente nell'ambito del protocollo MQTT che abbiamo visto prima. Ha il vantaggio fondamentale di avere il multiplexing sulla connessione, vuol dire che io nel momento in cui apro una connessione TCP tra le mie due entità, all'interno di questa connessione TCP posso comunicare con differenti endpoint. Questa è una cosa per esempio che nell'HTTP è stata cioè,
è stata aggiunta con il 2.0 e con gli streamer, che non esiste nell'HTTP 1.1. C'è il controllo di flusso, quindi dall'altra parte chi sta ricevendo i messaggi può dire a un certo punto fermati, non posso più ricevere messaggi, non posso gestirli. Tipicamente il controllo di flusso è a vari livelli, un po' sulla dimensione dei pacchetti in termini di byte, ma anche sul numero di messaggi, cioè il concetto di credito. Io ti do 10 crediti, tu dammi 10 messaggi, poi fin quando non ti rinnovo i crediti non puoi mandarmi nulla, quindi chi pubblica praticamente deve fermarsi. Un altro aspetto sul quale possiamo confrontare questi protocolli è il peso che hanno anche relativamente all'implementazione. Come dicevo, l'HTTP è basato su ASCII, i client HTTP, se ne avete mai scritto uno o ne avete già usato uno, ma scrivere un client HTTP significa parserizzare delle stringhe leggibili da un uomo, quindi appunto GET con l'indirizzo e così via. Quindi significa fare un parser che in un certo senso capisce delle parole che sono comprensibili anche ad un uomo. Differente per esempio dalla CoAP, in cui io so precisamente il pacchetto quanto è grande, quindi so esattamente che a un certo offset mi ritroverò un certo byte che significa praticamente qualcosa nell'ambito di quel messaggio, così come lo sono tutti gli altri protocolli come MQTT ed MQP. Quindi HTTP, diciamo, è al di fuori di questo schema, ma semplicemente perché è nato per altre motivazioni parecchi anni fa ormai e viene comunque usato nell'ambito dell'IoT. Quindi un client co-op può essere più semplice da implementare rispetto ad uno HTTP. C'è una differenza sostanziale, che l'HTTP si basa su connessioni TCP, quindi è connection oriented, mentre il co-op si basa sul protocollo UDP. Per quanto riguarda invece MQTT ed AMQP, anche qui abbiamo una connessione orientata e quindi via TCP con multiplexing in più nell'AMQP. L'MQTT è un protocollo molto semplice, ha una specifica di una settantina di pagine. Il pacchetto più piccolo è solo i 2 byte, che è il pacchetto ovviamente tra virgolette più stupido, che è quello di ping, che serve al client a dire al broker sono ancora vivo, perché nella fase di connessione c'è un timeout di KIP live che manda il client al broker e dice io ogni 30 secondi devo mandarti qualcosa, che sia traffico reale di dati, che sia il ping. Se vedi che entro 30 secondi più la metà, quindi 45 secondi come definito dalla specifica MQTT, non ti mando nulla, sono presumibilmente morto, quindi devi chiudere la connessione dall'altro lato. AMQP è un protocollo un po' più complesso, ma anche perché fornisce più caratteristiche built-in rispetto agli altri protocolli, quindi già pronte praticamente per l'uso. Poi un altro aspetto che è punto di confronto tra questi protocolli è come i dati vengono trasportati e come vengono modificati, analizzati, come viene la manipolazione di queste informazioni. Nell'HTTP e nel COP viene specificato il content type, che è uno degli header HTTP, come sappiamo. L'MQTT, per esempio, è completamente payload agnostic, cioè il protocollo non specifica assolutamente e non puoi specificare nel pacchetto, nel payload, nel body, che cosa c'è. Quindi sono i due peer, in questo caso un client e il broker, che devono essere consapevoli del fatto che all'interno viaggia JSON, viaggia XML, puro testo, non client e broker, scusatemi, ma ovviamente client e client, quindi pubblicatore e sottoscrittore, perché il broker non entra nel merito del payload che c'è all'interno praticamente del messaggio che viene scambiato. Non ci sono metadati, che spesso possono essere appunto utili per specificare cosa ci sia all'interno del pacchetto, e non ha un sistema utilizzato. Vedremo una differenza invece che c'è con la MQP. Quindi, come dicevo, i peers devono sapere perfettamente come serializzare e deserializzare quei dati, lo devono sapere a priori. Nel caso invece della MQP, il messaggio è un po' più complesso, un po', diciamo, più strutturato, alla pari dell'HTTP ha un header e un body, ci sono anche delle annotazioni, quindi ci sono altre informazioni intorno. Nell'header possono viaggiare delle informazioni strutturate in una sorta di mappa, quindi chiave-valore, per cui tante volte la MQP viene usato, molto spesso i messaggi viaggiano con body 0, perché le informazioni possono essere trasferite semplicemente in questi campi. Quindi per esempio un valore di temperatura, anziché codificarlo in un JSON che già ha un campo, parentesi graffa, tempo, due punti, qualcosa, può essere semplicemente un campo che si chiama tempo con corrispondente valore all'interno dell'header del messaggio. Il body è completamente opaco, quindi anche in questo caso
il broker, il server che c'è nel mezzo non entra nel merito di quello che è il payload del pacchetto, però come dicevo ci sono i metadati, quindi è possibile specificare il tipo di dato che c'è all'interno, similmente all'HTTP, al COP con il content type e il content encoding. Ha un sistema di tipizzazione, c'è proprio un capitolo specifico della specifica AMQP che dice come tutte le informazioni all'interno dell'header, tutto ciò che riguarda il pacchetto, come i dati vengono codificati. Quindi un intero è codificato con un certo byte che precede il valore dell'intero, il valore 0 è codificato in un certo modo e così via, che può essere, che viene usato ovviamente per tutte le informazioni di contorno all'interno del pacchetto, l'header per esempio, che possono essere usati anche per codificare il body che c'è, che viaggia all'interno del messaggio. Quindi possiamo decidere di non usare un tipo come JSON o come XML, ma di usare nativamente il tipo, i vari tipi che sono offerti dalla specifica AMQP. È possibile, per esempio, con questa caratteristica delle proprietà nell'header, fare dei filtri. Quindi fare in modo, per esempio, in una struttura a coda, che chi legge dice ok, io però voglio ricevere solo i messaggi che hanno una proprietà in un certo campo che ha questo valore, che è maggiore o uguale di questo valore. E così via. Quindi questa, per esempio, è una caratteristica in più che il protocollo in maniera praticamente nativa. Ora, questi protocolli si differenziano soprattutto nel modo in cui permettono l'implementazione di quattro principali pattern di comunicazione che abbiamo nel mondo IoT, che sono fondamentalmente banali, sono quelli che ci potremmo aspettare, e che sono in primo luogo il pattern di telemetry, quindi telemetria, banalmente il device che sul campo deve mandare delle informazioni, sia essi al gateway che lì localmente, siano esse al cloud attraverso il gateway o eventualmente senza il gateway. Quindi c'è una comunicazione unidirezionale dal device verso il sistema centrale, il sistema cloud, senza ricevere alcuna informazione dall'altra parte, se il dato è arrivato o meno. Quindi noi mandiamo il dato, non ci interessa se è arrivato, perché magari di lì a poco ne manderemo un altro, quindi se il dato precedente magari si è perso, pazienza. Ovviamente dipende dalle casistiche, se sono casistiche in cui abbiamo la necessità di sapere che dall'altra parte il dato sia arrivato. E in quel caso si parla di offrire diversi livelli di qualità del servizio, che possono essere o let most once, cioè mando il messaggio, al più ne arriverà uno, potrebbe anche non arrivare ma non ne sono interessato, let least once, mi interessa che almeno una volta il messaggio arrivi, quindi in quel caso c'è una knowledge che devo ricevere dal sistema. Se non lo ricevo, tanto può essere che non è arrivato il mio pacchetto, tanto può essere che si è perso la knowledge, e in quel caso rimando il dato, ma non è un problema, è il mio livello in questo caso che desidero che possa arrivare anche più di una volta il pacchetto. Cosa fondamentale è che dall'altra parte ci sia l'idempotenza. Cosa vuol dire? Che nel sistema centrale, quando arriva due volte lo stesso pacchetto, non deve rappresentare un danno, ma semplicemente quell'operazione può essere applicata così com'è. E poi c'è l'exactly once, molto complicata nei sistemi distribuiti, quasi nessuno per la supporta, di sapere che precisamente il pacchetto è arrivato una sola volta dall'altra parte. Poi c'è il pattern di inquiry, in cui è il dispositivo che chiede un'informazione al sistema centrale per farne qualcosa. Per esempio, un dispositivo ha bisogno di sapere qual è un dato che in quel momento non ha a disposizione e che è disponibile da un'altra parte del mondo. E poi ci sono i pattern che sono in un certo senso l'inverso di quelli precedenti. Quello di comando, in cui io voglio pilotare un dispositivo IoT inviando un comando e ricevendone in questo caso una risposta, avere un feedback dal dispositivo, o il feedback che il comando sia stato acquisito, oppure il feedback che il comando è stato acquisito, eseguito, con la risposta che ne è scaturita. E poi infine c'è il duale della telemetry, della notification, quando il dispositivo è interessato invece ad avere informazioni dal sistema centrale, ma non deve restituire nulla al sistema stesso, quindi il dato può essere andato perso o meno sulla rete. Ora, questi quattro, diciamo, pattern di comunicazione hanno bisogno poi di due specifici pattern nel termine del messaging invece, che sono molto facilmente il publish e subscribe, quindi il telemetry e notification. Semplicemente io pubblico che siano i dati dal sensore verso il cloud, oppure viceversa c'è qualcuno che li ascolta, oppure ho bisogno di una richiesta risposta nel caso del comando o nel caso dell'inquiry. Come offrono praticamente questi due pattern di messaging, quindi il publish subscribe e il request reply, i quattro protocolli che abbiamo visto, che quindi poi ci permettono di avere quei quattro pattern relativamente all'IoT?
Allora, in primo luogo c'è da dire come le risorse vengono viste da questi protocolli. Risorse intesi in questo caso come potrebbe essere l'indirizzo di un dispositivo al quale afferire per avere delle informazioni o che ci manda delle informazioni. Nell'HTTP, diciamo con il CoAP, l'architettura tipica è quella REST, quindi le nostre risorse sono, diciamo, rappresentate attraverso un array, quindi praticamente un address, un indirizzo, un po' come l'URL praticamente del sito web. Le quattro operazioni fondamentali dell'HTTP, i quattro metodi HTTP diventano le operazioni che devono essere eseguite. Voglio prendermi un dato, voglio trasmettere un dato, ti mando un comando, devi ritornarmi quella che è l'esecuzione del comando. Come dicevo prima, il COP ha una leggera differenza: il sensore deve lavorare in termini di server. Quindi se io ho un dispositivo che lavora con HTTP, magari sarà lui a fare un'operazione di POST, a mandare l'informazione verso il sistema centrale, mentre invece nel caso di COP deve essere al contrario, c'è qualcuno che chiama una GET sul sensore. Infatti il protocollo COP viene utilizzato tipicamente in una rete locale con un gateway, e poi sul gateway c'è un proxy che trasforma il protocollo COP in HTTP. Proprio per la loro similitudine, il proxy COP HTTP è sicuramente più semplice per non fare bridge tra un COP e uno degli altri protocolli che abbiamo visto prima. Nell'ambito invece dell'MQTT, le risorse sono viste attraverso i topic, che hanno una struttura gerarchica, quindi posso pensare di avere, qui c'è l'esempio di palazzo 1 con i piani, con le stanze, con i vari sensori, quindi posso trasmettere o voler ricevere l'informazione di temperatura del sensore X in una stanza Y al piano Z dell'edificio J. Mi offre il publish subscribe in maniera praticamente gratuita, perché è nato per fare publish subscribe, non è nato per supportare la request reply, quindi vuol dire che io sottoscrivo, mando un messaggio su un topic, mi aspetto che qualcuno mi risponda, ma devo costruire il topic, devo dare delle informazioni in più all'interno del body per dire: guarda, tu mi dovrai rispondere su quest'altro topic. Quindi io sono prima pubblicatore verso un indirizzo e contemporaneamente sono sottoscrittore verso un altro indirizzo per ricevere quella che è la risposta. Non è una caratteristica che ho built-in nel protocollo, mi devo costruire i topic, per esempio aggiungendo l'ID della mia richiesta sul path del topic di risposta per poter essere sottoscrittore e ricevere quella risposta. Nel caso della MQP è completamente basato su indirizzi, che è un concetto agnostico al protocollo. L'indirizzo è una generica stringa, fornisce sia il publish subscribe che la request response, soprattutto considerando che ha proprio nella request response, tra cioè, diciamo, nell'header AMQP, tra le varie proprietà ci sono alcune proprietà custom che l'utente può aggiungere, ci sono alcune proprietà di sistema, tra cui per esempio c'è un campo che viene definito reply to, cioè io nel mio messaggio di richiesta dico dall'altra parte reply to, mi devi rispondere su questo indirizzo e io sarò ad ascoltare su questo indirizzo per ricevere la risposta. Così come c'è un campo aggiuntivo che è cosiddetto correlation ID, così come ogni messaggio ha un proprio ID, io attraverso quest'altro campo riesco a correlare le risposte che ricevo con l'ID dei messaggi che ho trasmesso, se sto facendo più richieste contemporaneamente, ma magari poi non mi arrivano nello stesso ordine con cui le ho mandate, però riesco a fare una correlazione. Quindi supporta anche nativamente il request reply. Il sistema, come dicevo, può essere sia basato su broker, l'abbiamo visto prima, che offrono quindi un meccanismo di store and forward, perché in genere il broker salva i messaggi per mantenere disaccoppiati il produttore e il consumatore, per garantire il disaccoppiamento sia temporale che fisico, ovviamente. Le code e topic possono essere sia in memoria sia essere salvati per poter essere ripristinati in caso di fail del broker, ma c'è anche un concetto di routing. Il protocollo AMQP prevede che attraverso una rete di router che hanno solo il compito di smistare i messaggi dal mittente al destinatario, e attraverso questa rete di router io riesco a scalare la mia architettura e a dare anche ridondanza nei path, vuol dire che se io ho più router collegati tra di loro e ad un certo punto alcune connessioni vengono meno, se prima un messaggio transitava attraverso determinati router per un certo path, a questo punto dovrà passare per un altro path, quindi è un tipo di ridondanza diversa e di affidabilità differente che danno i broker. In questo caso non ho store forward, perché il router semplicemente prende il pacchetto come
il router non lo salva e lo trasmette e lo passa al successivo hop oppure al destinatario finale praticamente del messaggio. Detto questo, l'ultimo aspetto probabilmente nelle slide è quello della sicurezza, che è quello più a cuore di tutti, ma è quello ovviamente più complicato, sul quale ci si continua a lavorare, ma ci sono continuamente problemi. Basti vedere a caso Tesla, in cui la macchina ultimamente, con un fix che è stato poi rilasciato immediatamente, era completamente pilotabile da remoto. Ho visto un video su YouTube di questa azienda cinese che ha scoperto praticamente questo bug sulla Tesla. A centinaia di migliaia di chilometri di distanza c'era qualcuno che faceva frenare la macchina, che apriva il cofano, che apriva le porte, spegneva il touch che c'era praticamente, che ha la macchina, e così via. Pochi giorni dopo hanno poi rilasciato ovviamente un fix, una cosa così importante. La sicurezza ad oggi si basa su strumenti che già conosciamo: il protocollo SSL e TLS, sia per l'autenticazione, che possa essere solo lato server, sia per la mutua autenticazione, quando bisogna che anche il client sia autenticato con un proprio certificato, non solo il server ad essere autenticato, quindi non solo il client sa con chi sta parlando, quindi l'autenticazione lato server, che sia giusto il server che vuole ma non un altro, ma anche il server riesce a sapere che sta parlando con quel client, che non sia qualcun altro, e poi ovviamente è anche usato per la criptazione del contenuto. Oppure si può decidere di usare semplicemente la criptazione del payload, quindi io sulla connessione TCP non costruisco un livello in più che la criptazione SSL, ma decido che il protocollo di per sé, mettiamo caso l'HTTP, passa fondamentalmente in chiaro, quindi tutti possono vedere gli header del protocollo e così via, perché non è criptato in una connessione TLS, ma magari decido di criptare il payload. In quel caso ovviamente mi baso su un sistema di criptazione simmetrico, dove sia l'utente che il destinatario sanno praticamente qual è la chiave per decriptare il contenuto del payload. L'HTTP per l'autenticazione poi ha due metodi, che sono quello di BASIC e il DIGEST, quindi far viaggiare semplicemente un username e password codificati in B64, che non è un'operazione di crittografia, ma è semplicemente una codifica diversa in ASCII. Quindi non è one way, posso tranquillamente conoscere username e password, se so stringa codificata in B64, diverso invece è il digest. Il COP si basa su una versione del TLS orientata al protocollo UDP. La MQP, tutti come vi dicevo, possono usare l'SSL e TLS tranne il COP con questa versione derivata. La MQP ha un altro protocollo in più, che è il SASL, che è un protocollo che permette di aggiungere meccanismi di autenticazione al di sopra del protocollo applicativo, abbastanza generico, supporta sia l'autenticazione anonima, Kerberos, username, password, plain, denominata plain e così via, oppure posso dire l'autenticazione verrà con un certificato esterno. L'MQTT per l'autenticazione nel pacchetto di Connect, per esempio, ha semplicemente username e password, quindi è preferibile che in quel caso io faccia viaggiare la mia connessione TCP del protocollo MQTT, magari su una connessione TLS. Nell'ambito della sicurezza, ho aggiunto questa slide pochi minuti fa, prima di iniziare, in relazione a quello che è successo ieri. Non so se chi usa Twitter ha visto che ieri per ore non era raggiungibile Twitter, a un certo punto è accaduto anche a GitHub, infatti ho praticamente smesso di lavorare, perché lavorando su open source è tutto su GitHub, Netflix e così via. E ho letto che la maggior parte degli attacchi, una parte di questi attacchi, arrivava da dispositivi IoT, che erano stati praticamente hackerati. Quindi questo fa capire che se prima avevo bisogno di prendere il controllo di reali computer di persone, ora prendo il controllo di un dispositivo e uso quei dispositivi per aumentare il distribuire di service surface, quindi riesco ad attaccare con molte più entità il sistema che voglio attaccare, che in questo caso era il sistema di DNS per la risoluzione degli indirizzi. Però a quanto pare, come ho twittato io, questo fa capire che è sempre necessario cambiare la password di default sui dispositivi che ci mettiamo in casa, sia l'username e la password, ma soprattutto una delle tante cose che molto spesso uno fa IoT, facendo molto spesso questa cosa, un dispositivo che ha un'interfaccia web. Ci sono parecchie telecamere cinesi che hanno questo tipo di approccio, hanno questa interfaccia web, io all'interfaccia web ci posso accedere, non solo dall'interno, che è una cosa naturale, perché sto a casa e voglio controllare qualcosa su quella telecamera, ma anche dall'esterno. Questo significa con l'HTTP che devo aprire una porta nel router e far passare la richiesta che mi arriva dall'esterno. Gli altri protocolli viceversa sono più orientati alla connessione dall'interno, quindi sono io dall'interno a stabilire una connessione verso qualcuno, poi quella connessione sarà
bidirezionale, ma partendo dall'interno non ho necessità di aprire dei buchi all'interno del router, cosa che si fa invece quando ho, diciamo, l'interfaccia web che è di un dispositivo, devo mettere a disposizione diciamo rendere accessibile pure dall'esterno. Questa vignetta era simpatica perché tutti i vari dispositivi in casa dicevano ti sto rubando soldi dal conto, ho deciso di non funzionare fin quando non accadrà questo e così via. Quindi ho voluto aggiungere giusto questa slide per far capire che la sicurezza è un aspetto importante. In conclusione, le ultime due slide, la scelta del protocollo tipicamente non è una cosa semplice, vedremo quale può essere la soluzione finale nell'ultima slide. Dipende molto dai dispositivi, che potenza hanno i dispositivi. Se parliamo di MCU, quindi processori del tipo Cortex-M che hanno pochi kilobyte di RAM, pochi kilobyte di flash, in quel caso posso avere difficoltà a metterci un protocollo anziché un altro, può esserci molto complicato mettere la MQP per esempio, che è un po' più complesso e occupa più spazio in termini di risorse, ma posso anche addirittura non avere spazio o potenza per eseguire gli algoritmi di criptazione per il TLS, quindi un dispositivo necessariamente non posso collegarlo in maniera, diciamo, protetta. In quel caso devo cercare di attenermi ad una rete locale passando per un gateway. Dipende da quanto è affidabile la rete, quindi posso perdere pacchetti più o meno grandi, devo ritrasmettere più o meno delle informazioni, ho necessità di scegliere un livello di qualità del servizio migliore rispetto ad un altro. Dipende da quanti messaggi al secondo mando, quindi se ho bisogno anche di flow control, altrimenti per esempio con l'MQTT mi ritrovo inondato di messaggi che non posso gestire, non posso fermare, e quali sono i livelli di qualità del servizio che voglio, e dall'altra parte mi deve processare i dati se ha bisogno di informazioni in più, se è più semplice per esempio accedere al payload del messaggio, prendere il JSON, deserializzarlo, cercare il campo che mi interessa, oppure avere questa informazione in dei metadati aggiuntivi nel pacchetto accessibili in maniera istantanea, anche in relazione alla mole di messaggi che devo gestire. Quindi questi sono i criteri sulla base dei quali posso decidere di optare per un protocollo anziché per un altro. Talvolta capita di vedere ovviamente delle soluzioni ibride, in cui ho una rete, per esempio, locale di sensori con un gateway, in questo caso OMQTT o OMQTT-SN, che sta per Sensor Network, che è una versione dell'MQTT che non è orientata al TCP, ma si basa su protocolli come ZigBee, quindi uno strato fisico completamente diverso, uno strato, diciamo, completamente diverso che c'è sotto di questo protocollo. Nel mezzo c'è un gateway che mi trasforma i messaggi, che fa da bridge da MQTT ad MQP, perché magari dall'altra parte ho il mio sistema cloud che ragiona in MQP, quindi magari posso permettermi di usare pacchetti più piccoli in locale, però poi magari il gateway mi fa un'operazione di aggregazione dei dati, quindi non ho bisogno di mandare tutte le informazioni, tutti i messaggi, ma aggregarli in un unico pacchetto MQP, e poi magari ho all'esterno chi deve accedere praticamente ai dati, alle informazioni del gateway o del sensore, dallo smartphone, dal tablet, avere un'interfaccia HTTP. Come vediamo, manca, per i motivi di cui dicevo prima, una feccia che faccia direttamente così, che dallo smartphone o dal PC o dal tablet accede direttamente al gateway, proprio per questioni di sicurezza. Ce l'ho col protocollo MQP perché, come dicevo, lì la connessione viene stabilita dall'interno verso l'esterno, come accade con tutti gli altri, tranne invece il caso in cui ho un web server praticamente sul gateway. Quindi, diciamo, la conclusione è che ovviamente non c'è un protocollo preciso, non dipende dalle esigenze che abbiamo, come abbiamo visto prima. Le soluzioni ibride sono tipicamente quelle più usate. Qui, diciamo, per finire, ho lasciato alcuni riferimenti a risorse completamente open source di software che implementano praticamente queste specifiche completamente open, quindi sia di broker sia di client, non tanto dell'HTTP perché non aveva senso mettere risorse relative all'HTTP, ce ne sono a migliaia giusto per i protocolli che sono meno conosciuti nell'ambito di questo campo. Io ti devo ringraziare, cioè, durante la tua presentazione mi sono un attimo incartato sulla questione Microsoft, ma quella è una sensazione di pelle, non ci pensate, però ti ringrazio, però sapevo, insomma, che avevi l'opportunità di ovviare a questo difetto portandoci un intervento di qualità, e così è stato. Più che altro, lo dico adesso, insomma, penso di parlare a nome dell'associazione, speriamo di portare avanti magari qualcosa insieme su questa tematica, perché però stavolta non lo dico in termini ufficiali, diciamo che stavamo pensando, oddio, lo stiamo pensando da diversi anni, però forse quest'anno ci riusciamo,
a mettere in piedi un intervento sulla sicurezza. Non lo sappiamo se riusciamo a farlo, però sarebbe davvero interessante continuare questo aspetto e ovviamente approfondire, perché la tematica, oltre ad essere comunque importante, non ci vuole solo mezz'ora per parlare, anzi hai sforato solamente di 5 minuti. Ah, ok, come? Sei andato benissimo. Sei andato alla grande, cioè stava partendo la tagliola. No, no. Diciamo che già ne sono molto corretto. No, ma tranquillo, come ti ho detto in più occasioni, l'importante era poter portare qui a Linux un intervento di qualità, e così è stato. Grazie. Grazie a voi.